L'ospite della puntata di Video Food è Fabio Campoli, chef, imprenditore e opinion leader del mondo del food, fondatore di Azioni Gastronomiche e direttore della testata giornalistica Prodigus.it. Allora Fabio, cosa ne pensi dei tanti format TV sul food? Che è una realtà attuale che parte da lontano, siamo partiti dagli anni 80-90 dove la cucina è entrata in TV, ovviamente stiamo vivendo in un'epoca dove chiunque può comunicare, ma secondo me ci sono tre tipologie di format televisivi che possono parlare di cibo. C'è quello di informazione, quello che dovrebbe fare la rete pubblica, quindi il documento, il reportage, dove colui che trasmette il cibo o il beverage o il mangiar sano deve essere una persona formata. Formata anche al modo di comunicare, ma questo vale per tutti. Quindi per me il primo step è l'informazione dell'utente. Il secondo è la parte commerciale, perché partendo da quello step informativo siamo passati alla TV commerciale, quindi dove lo chef diventa colui che attraverso il mezzo, il cibo, fa informazione ma deve fare anche commerciale, perché è la sana attività commerciale. E poi magari lì vedremo in quanto si può frazionare l'attività commerciale attraverso il video. E l'ultimo step, ma non ultimo, quello che ha preso più forza nell'ultimo decennio, è lo show, dove lo chef spesso è dominato dalla parte autorale, cioè lo chef come personaggio televisivo che intrattiene un pubblico. Quindi ci dimentichiamo a volte della tecnica, dello studio, della storia, ma ci si focalizza su puro intrattenimento televisivo. Per la comunicazione di un professionista o di un locale, sono più un'opportunità o più un pericolo? Voglio dividere i due aspetti, uno quello dello chef e l'altro quello dell'imprenditoria commerciale. Lo chef, tutti e due possono farsi del bene o farsi del male. Partiamo dallo chef. Lo chef che viene invitato, così come si dice, cioè one shot, cioè vai in TV per mostrare chi sei. Spesso è indotto in errore perché focalizzato sull'io, sul se stesso, sul piatto strano, sul far vedere quanto sei strano o forse far vedere agli altri colleghi quanto sei strano, dimentichi l'obiettivo dell'ampiezza del raggio della televisione. Cioè quando si comunica in TV dalla regionale alla nazionale, il raggio non è più solo quello settoriale, ma l'uditore è molto più ampio. Quindi l'errore che può commettere lo chef che fa una volta, due, cinque, dieci ospite in TV è riempirsi troppo di egocentrismo per far vedere agli altri che è bravo. Invece secondo me la comunicazione televisiva deve essere più penetrante. Altro è per lo chef che lo fa come lavoro, cioè lo chef che fa TV per lavoro assolutamente deve studiare la comunicazione, che potremo affrontare dopo, come può essere la comunicazione attraverso il mezzo televisivo. Per l'azienda è un obiettivo, bisogna sempre darsi l'obiettivo. Proprio ieri mi ha chiamato un'azienda e dice: ma ha chiamato un emittente di questa regione? Sì, ma il focus qual è? Cioè l'attività commerciale ristorativa ha un focus. Ormai si parla tanto di geolocalizzazione, di target, quindi la presenza di un'attività commerciale, ristorante, bar, qualunque attività enogastronomica presente a livello di comunicazione video o fotografica, ha bisogno di un piccolo obiettivo, cioè non sparare in grande se non ti occorre. Cosa ne pensi della produzione video per il web realizzata con professionisti? Meglio un'agenzia o un videomaker? Che la produzione per il web è diventata realtà. Ovviamente io vengo dal mondo televisivo e attualmente facciamo sia digitale che televisivo. Siamo passati negli anni dalla complessità dello studio, della troupe, del regista, ma anche del montaggio stesso. Quindi è normale che ancora esiste quella realtà. Io lavoro anche per il cinema, realtà complesse, ma la tecnologia e la professionalità ci hanno portato ad altri livelli, a livelli più umani ed accessibili per tutti. Sicuramente l'attenzione è al progetto nostro di comunicazione, anche piccole entità come il ristorante, come lo chef, cioè pensare ciò che vogliamo comunicare, ma posso garantire che non è sufficiente se dall'altra parte non c'è qualcuno che conosce, che sa. Poi è normale che ci sono le scale anche qui in base di investimento, ma la realtà è agenzia, produzione, videomaker. Quello è un obiettivo finale in base alla grandezza del messaggio, ma per una piccola attività, anche per una media attività, cioè per chi ha bisogno, necessità commerciali, l'obiettivo è il prodotto finale. Quindi un professionista ci vuole, che ci può dirigerci ed aiutare. Beh, in questo nostro mondo, all'interno del centro agroalimentare, noi abbiamo diversi ambienti, è una realtà che non fa ristorazione, sono 20 anni oltre la cucina, quindi nella progettazione, nello still life, nel design, nel food, nell'editoria, quindi il mondo nostro
gira attorno al cibo. Questa è la parte professionale dove facciamo produzioni video e produzioni web con 3 e 4 camere, ma anche con gli smartphone. Quindi questa è la parte professionale. Dove eravamo prima è la parte amatoriale, dove comunichiamo le aziende piccole e la comunicazione per tutti. Cosa ne pensi della produzione video realizzata con uno smartphone? Meglio un social media manager o formare una figura dello staff? Che la produzione è smart, quella fatta con gli smartphone. È funzionale, a volte si riescono ad avere effetti cinematografici, che ci assomiglia proprio ad una estetica, cioè si riescono ad avere degli effetti spettacolari. È normale che ci vuole sempre il pilota, in qualunque macchina ci vuole il progetto e il pilota. Diciamo che siamo tutti portati a fare da soli, ad arrangiarci un po', magari se c'è una persona un po' più pratica si riesce anche, però alla base ci vuole lo studio di un progetto. Guardate, alle mie spalle, questa è un'attrezzeria ad esempio, non è un magazzino per piatti, questo è un piatto per ogni tipo, l'arredamento, noi ci occupiamo di still life, di design cinematografico, quindi la progettazione del set, dei colori, e dall'altra parte sì che da soli si possono fare buone immagini, ma un videomaker, un regista, cioè chi fa questo mestiere ha esperienza e sa cosa fare, perché basta sbagliare un'inquadratura, una luce e si apre un mondo completamente differente. Io sorrido perché ci occupiamo anche di progettazione e design cinematografico ed abbiamo appena terminato l'assistenza ad una produzione che uscirà fra pochi mesi in futuro, addirittura girata anche con gli smartphone in formato 9/16. Quindi si stanno girando film, storie, già direttamente pensate per essere viste sugli smartphone. Per chiudere diciamo che esiste il professionista, l'esperienza e la progettazione nella televisione, nella promozione e nell'era digitale, quindi quella fatta con gli smartphone.